Ricostruire, recuperare ed adeguare il patrimonio edilizio con tecniche e tecnologie ad elevata sicurezza sismica. Di questo si parla all'Auditorium Benedetto XIII dell'Università di Camerino, convegno formativo coordinato dall'ingegner Massimo Forni dell'Enea. Ingegnere, parliamo di questa giornata, aspetti strategici e tecnici per la ricostruzione post-sisma. Sì, esatto. Questo convegno, che cade proprio nella giornata del nono anniversario del terremoto dell'Aquila del 2009, vuole presentare ai tecnici del settore, ma anche agli amministratori, alla pubblica amministrazione, quali sono le tecniche innovative, moderne, più efficaci per la ricostruzione e la costruzione sicura in zona sismica. Verranno presentate diversi esempi applicativi, verranno date nozioni e informazioni sull'uso di tecniche quali l'isolamento sismico e il metodo delle cuciture attive, il metodo CAM. Entrambi questi metodi sono in grado di fornire la piena protezione sismica non soltanto dell'edificio ma anche dei contenuti, nel senso che non soltanto si evita il crollo della struttura e quindi morti e feriti, ma anche si proteggono i contenuti e quindi si evitano problemi di ricostruzione, problemi di trovare sistemazioni provvisorie per gli abitanti, gli occupanti, eccetera. Lei per l'Enea si occupa specificatamente di ingegneria sismica, quindi una giornata importante anche proprio per formare le figure professionali che dovranno operare in questo contesto. Sì, esatto, noi ci occupiamo da più di 30 anni di ricerca e sviluppo di tecniche antisismiche innovative. Ormai la ricerca ha fatto molto, quello che vorremmo vedere adesso è l'applicazione di queste tecnologie sul territorio, a cominciare appunto dalle zone colpite dal sisma, che sono quelle che ne hanno maggiormente bisogno, perché qui la ricostruzione è in atto e quindi è qui che le dobbiamo applicare e usare. Studio 7. In rappresentanza dell'Università di Camerino, il rettore, professor Claudio Pettinari. Professor Pettinari, non è la prima volta che Unicam ospita un convegno sulla ricostruzione, la conoscenza e la scienza che si mettono al servizio del territorio. È un qualcosa che noi abbiamo deciso di fare fin dall'inizio, mettere le nostre conoscenze, mettere la nostra capacità di risoluzione di problemi a disposizione della comunità. Siamo convinti che oggi ci sia grande spazio per l'innovazione, per la ricerca di nuove tecniche costruttive, di nuovi materiali da utilizzare, ripartendo da quelle che appunto sono conoscenze scientifiche, ma anche partendo da conoscenze scientifiche che si andranno a sommare, a susseguire nel tempo. È un percorso che stiamo già facendo con Enea stesso all'interno di Unicam, grazie ai nostri ingegneri, architetti, chimici, fisici, biologi. Stiamo lavorando su questi temi. Questo dimostra che ricostruire bene si può ricostruire in maniera sostenibile, si può ricostruire adeguando le strutture e mettendo in sicurezza le persone, perché tutti vogliono chiaramente abitare e lavorare e risiedere e vivere in strutture altamente sicure. Mi piacerebbe che prendessimo in questo caso quello che è avvenuto come uno strumento per crescere ancora nelle nuove conoscenze, nella ricerca e far sì che si stimoli l'intelletto dei tanti ricercatori che abitano questi territori per trovare nuove soluzioni. Quello che sta rilevando il rettore è che invece spesso passano attraverso anche i vari canali, media e altro, disinformazioni. La gente non sa più che cosa deve fare, come deve ricostruire, se deve ricostruire, quali tecniche, quali tecnologie ci sono, quali potranno esserci domani, che cosa gli dà maggiori tranquillità, maggiori garanzie. Ecco, credo che
un lavoro importante che dobbiamo svolgere, oltre a quello di mettere in campo tutte le nostre conoscenze e competenze per creare sempre più strutture sicure, dobbiamo anche informare la gente, perché altrimenti quello che si corre il rischio, che alcune comunità come quelle che stanno vivendo questi luoghi si frammentino a punto tale che un giorno non esisterà più la comunità. Studio 7. In rappresentanza del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, l'ingegner Raffaele Solustri. Ingegnere, ci parli del suo ruolo nel Consiglio Nazionale Ingegneri. Allora, io ho una delega all'ambiente e faccio parte dell'osservatorio sisma per il Centro Italia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E una giornata ovviamente importante da un punto di vista formativo anche proprio per l'ordine degli ingegneri. Ma sì, io direi che più che un convegno, giustamente come ha detto lei, è un corso di formazione, vista l'autorevolezza dei relatori e gli argomenti trattati, in particolare in questo territorio che riguarda appunto la ricostruzione, consolidamenti, materiali innovativi, quindi importantissimo per i colleghi ingegneri e in particolare per tutti i tecnici che si occupano di ricostruzione. Come procede anche lo sviluppo tecnologico delle varie tecniche riguardo proprio alla ricostruzione post-sisma? Ma i materiali e la scienza in particolare si evolve sempre di più al fine di ridurre il rischio sismico. È proprio di qualche giorno fa l'entrata in vigore di nuove norme tecniche sismiche, appunto, che tiene conto delle ultime conoscenze della scienza e in particolare per i materiali introduce proprio l'utilizzo dei materiali innovativi, sia per quanto attiene i consolidamenti delle strutture in cemento armato, strutture in muratura e anche il legno e acciaio. Quindi gli aspetti strategici e tecnici non solo per il post-sisma ma anche per il pre-sisma. Ma per il pre-sisma è importante, perché noi come ingegneri diciamo sempre che la cosa più importante è la prevenzione. Le norme tecniche ultime vanno verso questa direzione. Anche il sisma bonus va verso questa direzione, nel senso che bisogna assolutamente ridurre il rischio sismico, cioè consolidare gli edifici al fine di renderli sicuri per il terremoto, perché il terremoto oramai non è più una probabilità il fatto che si verifichi, ma oramai è una certezza. Abbiamo visto l'Aquila 2009, Emilia Romagna 2012, Centro Italia 2016, mediamente abbiamo un territorio ogni 5 anni. Quindi l'unica cosa da fare che noi ingegneri stiamo divulgando è la prevenzione. Studio 7. Si parla di strategie, di aspetti tecnici e anche di sistemi innovativi come il sistema CAM. Ne parliamo con Marianna Leonori. In cosa consiste questo sistema? Allora, il sistema è un sistema che consiste in tirantature tridimensionali che vanno a cerchiare porzioni della struttura, quindi in particolare è un sistema di consolidamento per gli edifici in cemento armato e in muratura e per gli edifici anche prefabbricati, di edilizia prefabbricata, che consente quindi di raggiungere il miglioramento e l'adeguamento sismico di questi fabbricati esistenti. Si basa sull'impiego strutturale dell'acciaio inossidabile sotto forma di nastri, che quindi vengono chiusi ad anello e pretensionati, quindi in particolare sui fabbricati in muratura consente di realizzare quell'effetto scatola del fabbricato che è fondamentale per il buon funzionamento durante l'azione sismica. Da quanto tempo è in funzione, diciamo, questo sistema, da quando ci si è iniziato a lavorare?
Beh, il sistema diciamo nasce nel 2000 e poi ha contribuito alla ricostruzione post sisma nel Molise, all'Aquila, in Emilia Romagna, e speriamo presto insomma di intervenire anche nella zona del cratere e più recentemente colpita. Ovviamente, oltre all'importanza di intervenire a valle del terremoto, la cosa che ricordiamo sempre, che ci piace ricordare, è quella di è preferibile prevenire gli eventi, diciamo la sicurezza, incrementare la sicurezza prima degli eventi sismici. E ovviamente questi eventi formativi, quindi la presenza anche di molti professionisti del settore, sono molto importanti anche per proprio la divulgazione di questi sistemi, di queste tematiche. È fondamentale la divulgazione per i tecnici. In realtà auspichiamo che anche la popolazione più comune entri in stretto contatto con questi temi, perché è dalla popolazione, è da tutti noi che nasce l'attenzione e la prevenzione agli eventi sismici. Studio 7. Per l'Ordine degli Architetti della provincia di Macerata, il presidente Vittorio Lanciani. Architetto, l'importanza di una giornata come questa per l'Ordine degli Architetti, ma anche per tutti gli altri ordini professionali coinvolti? Beh, è importantissima perché finalmente si parla realmente di progetto, di tecnica di progettazione, tecnica di riparazione, di tecnica antisismica e non di normative pure semplici. Noi siamo follemente immersi in questa enorme burocrazia che non ha riscontro con quello che invece deve essere l'intervento di riparazione e di ricostruzione. Quindi questa giornata è importantissima perché parliamo veramente del nostro, non dobbiamo correggere ordinanze eccetera. Come ho già detto in apertura, sarà importante poi verificare posteriori, quando il progetto è concluso secondo la nostra capacità progettuale, di verificare se poi la normativa è stata studiata ad hoc per quello che è la ricostruzione di questo terremoto, che è stato un terremoto devastante, ha colto di sorpresa e soprattutto ha messo in evidenza tutta quella che è l'inefficienza del nostro patrimonio edilizio a lungo con una manutenzione non approfondita e con una serie di carenze dal punto di vista proprio strutturale e storico. Quindi è necessario intervenire, forse effettivamente proprio col fascicolo del fabbricato, che crei proprio la storia dell'edificio e lo porti ad essere continuamente aggiornato per quello che sono gli aggiornamenti delle normative, e quindi avere un'abitabilità continuativa. In questo convegno, in questo corso di formazione, si parla anche molto di prevenzione, e ovviamente gli architetti che progettano gli edifici prima che vengano costruiti, da questo punto di vista sono particolarmente coinvolti professionalmente? Beh, noi dobbiamo prendere atto che siamo in una zona sismica, quindi ci dobbiamo fare i conti, e come è stato in passato con le popolazioni di questo territorio. Se noi andiamo nei centri storici, rileviamo in alcuni edifici che c'è proprio una stratificazione di ricostruzione sulla rovina, che va avanti, cioè che dà il segno chiaramente di ogni intervento tellurico che è successo. Quindi noi adesso dobbiamo dare il nostro segno. È evidente che noi abbiamo potuto reggere la situazione perché con gli interventi del 97 siamo riusciti comunque a mettere in sicurezza gli edifici. Cosa significa mettere in sicurezza? Non che l'edificio non si lesiona, ma non crea vittime, e questo è successo, e dobbiamo ringraziare quella ricostruzione che tutto sommato aveva una differenza da quella di oggi. Si basava principalmente sulla qualità del progetto, che è proprio il tema di oggi, la qualità dell'intervento, e l'intervento veniva valutato qualitativamente e veniva finanziato per ottenere quella qualità. Su questo campo l'attuale normativa è assolutamente al contrario, perché è solo una valutazione burocratica di metri quadri, di lesioni. Si possono fare ricostruzioni col millimetro per vedere quanto è larga la fessura. Quando c'è una fessura bisogna intervenire allo stesso modo, sia che sia 3 mm, sia che sia 1 cm, sia che sia 3 cm.
E quindi chiaramente chi ha scritto le norme non vive la libera professione e non vive la realtà di edifici in zona sismica. Studio 7. Convegno che si svolge a Camerino, un'occasione anche per fare il punto della situazione con il sindaco Gianluca Pasqui. Signor sindaco, com'è la situazione? Beh, intanto ringrazio per questo importantissimo convegno l'Enea, perché è un convegno che inizia a puntare l'indice su quella che dovrà essere la ricostruzione. È chiaro che ad oggi noi siamo ancora perfettamente in emergenza e quindi diciamo che guardiamo il futuro vivendo un presente che naturalmente ci preoccupa, perché dobbiamo far rientrare le persone che oggi sono fuori delle nostre mura cittadine, dobbiamo far ripartire l'economia attraverso i nostri negozianti, dobbiamo finire l'opera dei puntellamenti. Basti pensare che di circa 6-7 milioni di euro, perché 6 milioni sono per il centro storico e poi c'è oltre 1 milione di euro fuori del centro storico di spese per le messe in sicurezza, siamo intervenuti ancora soltanto per 1 milione di euro. E quindi c'è un sistema naturalmente da rivedere. Detto questo, è chiaro che se questo presente verrà superato il prima possibile, e il futuro sarà quello della ricostruzione, e la ricostruzione anche lì deve essere fatta in maniera sicura per restituire un territorio che deve essere un territorio ben costruito in maniera appunto certa, sicura e che può dare la possibilità ai nostri figli di guardare un percorso futuro in maniera più ottimistica, perché poi queste sono zone che anche in queste ore ci stanno continuando a ricordare la sismicità nella quale sono ubicate. E quindi tutto questo è indispensabile, per cui ben vengano eventi come quello di oggi, che sono eventi di preparazione importante, significativa ed essenziale per dare a questa terra ciò che merita, un'ottima ricostruzione. Studio 7. Geometra Marcello Seri del Collegio Circondariale dei Geometri di Camerino, l'importanza di questa giornata per il vostro ordine professionale. Come ho già detto nell'apertura, l'importanza è dovuta dal fatto degli argomenti trattati, che sono tecniche per riparare e ricostruire edifici danneggiati, prevalentemente in muratura, e che fanno parte qui del nostro paesaggio, nel quale noi siamo interessati come tecnici. Diversi gli ordini professionali coinvolti, quindi anche un quadro strategico di sinergia tra le varie figure professionali. Sicuramente sì, noi abbiamo sempre posto particolare attenzione alla collaborazione con gli architetti, con gli ingegneri, con i geologi, diciamo è come una catena di costruzione, e in questa catena siamo anche noi, come ci sono le altre categorie, e noi collaboriamo con tutti. Una full immersion in questa giornata, mattina e pomeriggio, ovviamente dovuta anche proprio all'importanza del tema. Sì, sicuramente una bella full immersion, anche se diciamo molti colleghi nostri sono straimpegnati nella ricostruzione, però ho visto che molti hanno trovato il tempo da dedicare a questi argomenti, che poi sono fondamentali per poter poi fare dei progetti migliori. Anche perché si parla di tecniche, tecnologie, strategie, però ovviamente è l'aspetto professionale, umano, quello che poi fa la differenza anche in queste tematiche. Certamente sì. Però avere una conoscenza oppure magari una tecnica in più da poter applicare per noi è fondamentale. Studio 7 TV.